nuovo progetto italiano. 1. Unità 2. Come passi il tempo libero? Per cominciare. 3. Caro Eros, sappiamo tutto sulla tua carriera, ma poco della tua vita privata. Per esempio, che cosa fai nel tempo libero? Purtroppo non ho molto tempo libero. A dire la verità, spesso sto a casa. Ma quando posso, gioco a calcio. Come molti sanno, gioco ancora nella nazionale cantanti. Inoltre, qualche volta esco con gli amici più intimi. E dove andate quando uscite? Ma a mangiare o a bere qualcosa. Quando invece non ho voglia di uscire, sono gli amici che vengono da me. Ascoltiamo musica o guardiamo un po' la TV. E i fine settimana cosa fai? Come sai, io amo molto la natura e quando posso vado al lago di Como, dove ho una casa. E se viene qualche amico, facciamo delle gite o andiamo a pescare. Ma spesso sono in tournée all'estero. La settimana prossima, per esempio, vado in Francia e in Spagna per due concerti. Uno a Parigi e uno a Barcellona. Nuovo progetto italiano. 1. Unità 2. B. 1. 1. Alessio, vieni con noi in discoteca stasera? Purtroppo non posso. Devo studiare. Ma dai, oggi è venerdì. Non è che non voglio, è che davvero non posso. 2. Che fai domani? Andiamo al mare? Sì, volentieri. Con questo bel tempo non ho voglia di restare in città. 3. Carla, domani pensiamo di andare a teatro. Vuoi venire? Certo, è da tempo che non vado a teatro. 4. Senti, che ne dici di andare alla Scala stasera? Ho due biglietti. Mi dispiace, purtroppo non posso. Mia madre non sta molto bene e voglio restare con lei. Nuovo progetto italiano. 1. Unità 2. F1. Silvia, dobbiamo parlare. Possiamo uscire uno di questi giorni? Lunedì, per esempio? Impossibile. Lunedì ho molto da fare. Allora, martedì mattina? No, sai che il martedì ho lezione all'università. Mercoledì? Purtroppo non posso. Ho un appuntamento. Giovedì? Cosa devi fare giovedì pomeriggio? Vado a fare spese insieme a Caterina. Allora possiamo uscire venerdì sera? Va bene. Ah no, venerdì è il compleanno di mio fratello. E sabato? Sabato possiamo parlare? Sabato no, di solito vado in montagna con le ragazze. Allora domenica prossima, o domenica o mai. Ah no, la domenica non ho voglia di parlare di cose serie.